Il giovane si chiama Arnold Killer, scritto K-I-E-L-E-R, ha 22 anni. Alto, slanciato. Ma insomma, un bel ragazzo. Mi stava dicendo che abita da lei. Sì, esatto. Ma forse è meglio che le spieghi. Io ho un piccolo teatro, nel senso che è mio. Io faccio il direttore, l'autore, il regista, lo scenografo, il musicista, tutto insieme. Già, ma tornando a noi, sì, abita da me, non aveva ancora una sistemazione. È un principiante, capisce? Senza nessuna esperienza. Questo in generale, non mi riferisco solamente al palcoscenico. Ah, però, grande talento, anche se con una voce un po' troppo debole. Per rinforzarla gli ho consigliato di lavorarci sopra, sul volume, di esercitarsi a urlare, toni acuti. Capisce lei stesso quanto possa essere difficile in un appartamento in città. Già, aspetti, ora che mi viene in mente. Immagino che a sentirlo le sembrerà una cosa molto strana, ma in questi anni ho preso l'abitudine di portare i miei allievi attori in una cava di pietra. In una cava di pietra ci si può permettere di urlare contro tutto e contro tutti senza che nessuno ti disturbi. E lui andava lì ogni tanto per esercitare la voce, come le stavo raccontando. Sì, sì, sarà andato là. Ieri sera, forse, o magari anche ieri nel primo pomeriggio. Senta, signor... Kostlov. Kostlov. Mi dispiace che stia in ansia, ma se ci mettessimo a cercare tutti i giovani che non ritornano a casa, non ci basterebbe un intero esercito. Certo, però vede, il mio attore è la puntualità fatta persona. Non è concepibile che lui sparisca in questa maniera, non gli appartiene. Andrò a vedere alla cava. Questa cosa mi angoscia troppo, è insopportabile. Mi scusi lo sfogo. Non vorrei sembrarle insistente, ma dice a un suo uomo se mi accompagna. Morte per accoltellamento. L'assassino ha infierito selvaggiamente sul corpo. Grazie. Mi hanno riferito che ha riconosciuto il cadavere, che si tratta di un suo ospite. È vero che la polizia è stato lei a portarla qui? Sì, ero andato a denunciare la sua scomparsa. Evidentemente è andato a colpo sicuro. Come faceva a sapere dov'era? L'ho spiegato al poliziotto del commissariato. Le hanno detto che era un attore. È una cosa importante. Sì, sì, non vedo la differenza. E che ho un piccolo teatro, l'avrà saputo. Spesso porto i miei attori qui per fare esercizio. Questo è il luogo ideale per chi deve rinforzare la voce. È un grande scenario naturale per rappresentare grandi testi. È un posto alquanto insolito, comunque, per venire a fare esercizio, no? Trova davvero? Io direi il contrario. Dica, le è mai capitato di andare in un teatro antico a Efeso? In quell'immenso, gigantesco imbuto, un cerchio di pietra. E nel mezzo, l'attore. Der Mensch. Allein und schreit. Nur wenn hier einer schreit, hört's niemand. Der Arzt hat uns gesagt, dass der Täter wie wild auf den Mann eingestochen haben soll. Ja, das habe ich gesehen. Sagen Sie mal, der Mann, der hat doch bei Ihnen gewohnt. Wir bringen Sie jetzt nach Hause. Wollen Sie den Toten noch mal sehen? Nein. Nein, nein. Ich habe ihn ja gefunden. Das war ein unheimlicher Eindruck. Wie ganz starkes, großes Theater. Nur wirklicher. Ja, ja, hier wohne ich. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist alles etwas gründerzeitmäßig. Wenn Sie erlauben, gehe ich für einen kurzen Moment ins Bad. Ich komme mir vor, wie aus dem Wasser gezogen. Und das bei diesen Wintertemperaturen. Darf ich? Was? Ja, natürlich. Tun Sie nur, was Sie für richtig halten. 5 Minuten. Gehen Sie inzwischen hinein, nehmen Sie Platz. Sie finden dort eine Hausbar. Nehmen Sie, was immer Sie möchten. Danke. Sie
Aber der ist doch nicht ganz normal, oder? Nein, aber sag mir, was normal ist. Stefan, der führt uns, die Polizei, zu den Toten hin. Weißt du, was ich damit sagen will? Ja. Der Mörder hat die Polizei zu seinem Opfer geführt. Genau das will ich damit sagen. Dann gehen wir mal rein. So, hoffentlich habe ich Sie nicht allzu lange warten lassen. Ich habe mich sehr beeilt und bin nur wieder einigermaßen ansprechbar. Aber ich sehe, Sie haben sich ja gar nicht bedient. Nein, aber ich tue das. Ich brauche jetzt einfach einen Schluck, bevor Sie mir Ihre Fragen stellen. Denn ich nehme an, dass Sie das tun werden. Er hat hier gewohnt. Zeigen Sie uns mal, wo er sein Zimmer hatte. Bitte? Er wird doch wohl hier sein eigenes Zimmer gehabt haben. Ja, selbstverständlich hat er hier sein eigenes Zimmer gehabt. Ah, das tut gut. Sein Zimmer also. Ja, bitte kommen Sie. Eccola qui. È arrivato quasi senza bagagli. Poche cose, vedete? È ancora tutto qui. Se ricordo bene, veniva da dove ha detto, Cottbus, o dalla provincia di Cottbus. E io l'ho trovato... Dove l'ho trovato? Sì, in una bettola. Appena gli ho parlato mi sono accorto che non aveva la più pallida idea, la benché minima cognizione di chi fosse, di cosa volesse. Niente! Trovai tutto questo molto stimolante. Inoltre aveva una presenza molto gradevole, armoniosa, proporzionato movimenti flessuosi, molto aggraziato. Gli dissi, senti, tu posso trasformarti in un bravo attore. Neanche i soldi per pagarsi una camera aveva. Lo presi con me e dissi, ok, cominciamo la trasformazione. Quanto è durata? Quanto si è trattenuto qui? Oh, non lo so, 2 mesetti. Mm-hmm. Immagino che frequentasse anche altre persone. Sì, è chiaro, ma che discorsi. Lo sapete come vedo io questi ragazzi? Individui che nemmeno sanno esattamente che cosa fare di se stessi. Sono costretti a cercare dei posti dove poter incontrare altre persone, dove riuscire ad attenuare la loro solitudine, quindi bettole, stazioni e via dicendo. Tutti posti dove il proprio anonimato rimane tale e quale, questo sì, ma è meno doloroso. Spero che riusciate a seguirmi. Noi volevamo solo sapere quali amici e conoscenti avesse. Quel ragazzo non è stato sicuramente ucciso da un estraneo. Dice che conosceva l'assassino. Certo. Quella cava, quel luogo spettrale, tutto lascia supporre. Sì, 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 un luogo spettrale. Questa è una grandissima intuizione, un luogo spettrale. È una grandissima intuizione. Sì, certo, qualcuno conosceva dentro le bettole, nelle stazioni, ma erano tutte conoscenze occasionali. Harry, tu ispeziona un po' la camera. Noi due possiamo fare una bella chiacchierata intanto. Sì, certo. Volentieri. Prego, venga con me. E così ho preso questo piccolo teatro. E per me si gira sempre, sempre intorno alle stesse cose. Intorno alla morte e intorno alla vita. Perché ognuno uccide quello che ama. Oscar Wilde. La ballata del penitenziario di Reading. La morte sulla scena. Che in genere non significa certamente il mondo. Però io l'ho vista la morte in scena, che non era un palcoscenico convenzionale. Ciò nonostante era sulla scena. E ho avuto la sensazione di essermi avvicinato a una tanto sconosciuta quanto terribile verità. L'unica reale verità. Sicuro di non voler bere niente? Sì, risponda alle mie domande adesso. Lei vive da solo. Ognuno sta solo sul cuor della terra. Come dice il poeta. Io però volevo sapere se è sposato o no. No. Non ci pensa neanche, eh? No.
E così abita da solo in una simile casa. Non l'ho detto. Anche mia madre abita qui. E il suo maggiordomo. Ah. Anche sua madre, eh? Lei chi è, scusi? Sono un ispettore della polizia criminale. Ho perquisito una delle stanze. Al piano di sopra c'è un ragazzo. Spero che gli abbia almeno chiesto il permesso. Signora, il ragazzo del piano di sopra è morto. Le posso chiedere chi è lei? La padrona di questo palazzo. Il ragazzo davvero è morto. Ecco. È stato accoltellato. Prego, entra pure, mamma. Questo gentile signore è venuto a trovarmi. Avanti, ti ho detto di entrare, mamma. La ragione della visita è triste, drammatica. Arnold è... Lo so già. I signori sono della polizia e stanno svolgendo le indagini. Dove è stato ritrovato il cadavere del ragazzo? Nella cava di pietra, mamma. Gli avevo consigliato io di andarci. Per la sua voce, sai, doveva rinforzarla. Avete già un assassino? No, no, mamma, non hanno ancora nessuno. Hai spiegato bene da dove proveniva quel giovane. Da situazioni equivoche, mi creda. Mio figlio ha cercato di tirarlo fuori, ma sono sempre stata molto chiara con lui. È fatica inutile. Finalmente me ne darà atto. Quel giovanotto continuava a frequentare certi posti come stazioni e locali con una pessima fama, e lui lo sapeva, badi bene, perché io stessa gliel'ho detto. Caro signore, gli ripetevo spesso, qui gli si sta offrendo una grande occasione, non la sprechi. Da parte di mio figlio, più che mia. Io non ho mai avuto una buona opinione di quel ragazzo. E questa fine orrenda... Le confesso che non mi meraviglia. È chiaro. Hai trovato qualcosa, Harry? Tutto qui. Non è molto, no? Vedremo, grazie. Per il momento non abbiamo altre domande. Arrivederci. Stefan, volevi delle notizie su quel Kostlov, su lui e su quello che fa. Ho parlato con Kramer, lo conosci, il critico. Mm-hmm. Dice che sa tutto del suo teatro e così pensavo, sì, che potremmo incontrarci con lui. Ci aspetta, vogliamo andare? Molto volentieri. Allora, cominciamo. Prima di tutto è uno spazio piccolo, si parla di 80-100 posti come punta massima. Non offre vere rappresentazioni, ma prove aperte, collage, insomma, tutta roba così, non proprio spettacoli. Kostlov macina una gran quantità di idee e un gran numero di attori. La speranza della maggior parte di loro è che quel palcoscenico serva come vetrina per una scrittura in un teatro vero. E quali forme di finanziamento ha? L'unica forma sono i soldi della madre, che da sempre copre tutti i costi, ama molto suo figlio. Tu lo conosci personalmente? Sì, io ci ho parlato molte volte. Mi è capitato di dover andare nel suo teatro per lavoro e non sapevo che scrivere. Mai niente di buono. Che opinione hai di lui? Kostlov è sempre stato un outsider, non molto considerato, ma per me è una persona intelligentissima. Il fatto che lo rende ridicolo è che non esce mai dal personaggio, neanche se lo fosse incollato. Il suo personaggio è anche quello di un assassino? C'entra qualcosa col morto nella cava? Kostlov ha accompagnato la polizia sul luogo del delitto. Harry, Derry, che io sono un intellettuale puro. Faccio stroncature, recensioni, critico testi, denuncio chi uccide il teatro. Se però uno uccide una persona, non so come comportarmi. Come lo avrebbe coltellato? Alle spalle? In pieno petto. Ci vieni al teatro insieme a noi? Was ist? Grüß Gott, Krämer. Ah, Sie kennen mich doch. Ich schreibe manchmal die Kritiken. Ah. Ich könnte verstehen, wenn Sie mich deshalb nicht reinlassen wollen, aber da sind zwei Herren, die sich für das Theater interessieren.
Sie schreiben ein Stück, das vielleicht demnächst hier aufgeführt wird. Können wir mal reinschauen? Ja, mir war das wurscht, aber der Herr Kostloff ist da. Der hat Probe. Wollen Sie es trotzdem versuchen? Ja. Ah, grüß Gott. Guten Tag. Ja, grüß Gott. Vielen Dank. Der hat mir gerade noch gefällt. Uno vive poco, l'altro troppo. Uno vende, l'altro regala. Uno uccide a sangue freddo, l'altro gli si accosta scoppiando in lacrime. Perché ognuno uccide quello che ama. Ma non tutti muoiono per questo. Oh. Oh, siete voi. Scusami, cara, faccio subito. Ciao, Henry. Ho accompagnato qui questi due signori. Sì, ci siamo già conosciuti, grazie. Volevano vedere il teatro, è così. Oh. Ma non è il momento adatto, ci sono le prove di studio. Questa è una prova finta, però non abbiamo più uno degli interpreti, come sapete. Prego, prego, guardatevi intorno con comodo. È solo un piccolo teatro. Ah, ma molto intimo. Di grande atmosfera. La parola arriva direttamente allo spettatore. Può sentire l'attore che respira. Che cosa provate adesso? Stiamo lavorando su un testo di Wilde, una drammaturgia della ballata del penitenziario di Reading. Lei è Sally. Sally Worms. Arnold era il suo partner. Stiamo riflettendo se valga la pena di salvare tutta l'operazione scritturando un altro attore o addirittura sostituendolo io stesso. Non lo so neanche io, riflettiamoci. Oltretutto questa signorina è un'attrice molto promettente. Anche se io ammetto di avere qualche problema con il concetto di attore, trovo che la parola in sé contenga già una capitolazione della verità. Perché interpretare una verità, per sua stessa natura, è già una non verità, capisci? Sì? Ed eccoci entrati nel vicolo cieco del Kostloff Pensiero. Buongiorno, signori, della polizia criminale. Esatto, si metta seduta qui. Allora, conosceva il suo partner in maniera superficiale o in modo più profondo? Sì, in modo profondo. Il fatto che se ne sia andato mi ha sconvolta parecchio. Mm-hmm. Questa impotenza di fronte alla morte mi procura un senso di ansia. Alla cava, poi. Così anche lei conosce quel posto? Ci siamo stati tutti una volta. Quello era un posto dove si poteva, come dire, non mi ricordo come... Si poteva lasciare che la voce si sprigionasse. Se non le dispiace, vorrei parlare un po' in privato con la signorina. Ha qualche obiezione? Per carità. Faccia. Che obiezioni devo avere? Tanto al momento non possiamo continuare. Se la porti dove meglio crede. Arnold era tutto meno che un attore. Kostloff diceva sempre, è portato, può imparare con me. È pieno di talento, semplicemente ancora non lo sa. Ci vuole tempo. Secondo me è un'altra la verità. Lui non era un attore e non lo sarebbe mai stato. Se glielo dicevi, rispondeva sempre, intanto. In che senso, intanto? In che senso? Già. Stava da Kostloff, dormiva e mangiava senza pagare neanche un marco d'affitto. Ci sono passati molti in quella casa, tutta gente che lui voleva trasformare in attori. Non c'è riuscito con nessuno, erano più fatti suoi privati in realtà. Questo Arnold andava a letto con Kostloff? Di questo non si è mai parlato, sono faccende private appunto e io non voglio saperne nulla. Er weiß, warum an dem lichtesten Tag so nächtlich krank sein tun. Er hatte getötet, was er liebt. Und sterben musste er nun. Gehen Sie jetzt auf, Herr Kostloff. Ob Sie jetzt gehen? Nein, nein, ich bleibe noch hier. Sie können gehen, ich schließe ab, vielen Dank. Sì, ho capito perfettamente. Allora, vuoi avere tutti i programmi di sala del teatro? Certo, da qualche parte saranno anche, ma ritrovarli tutti non sarà una cosa facile. Scopri i nomi degli attori, se non altro. Ti servono tutti o solo i giovani? Eh? Ah, sì, sì, certo. I giovani, non mi interessano gli altri. Perché vuoi questi nomi? Beh, per vedere se per caso dovessero risultare fra le persone scomparse in questi anni. Non mi dire, Derry, che cerchi un serial killer. Ok, ti mando un fax con i nomi. Rostock? Luckenwald ist auch ein neuer Bundesland, ne? Ja. Aber das hat er ja. Du studierst gerade deine Liste hier. Deswegen komme ich her, weil euch die Namen nicht sagen können. Kostloff hat nämlich all seinen Darstellern Künstlernamen gegeben. Fantasienamen. Mhm. Der Einfachheit halber, was? Wie meinst du denn das? Ich habe mir Fotos besorgt, Pressefotos. 10 Fotos und Einzelaufnahmen. Vorwiegend von jungen Männern. Ihr habt mich ganz heiß gemacht mit eurem Verdacht. Mehr ist es doch noch nicht. Nein, mehr ist es noch nicht.
Also, du meinst, dass... Du wirst doch wohl wissen, warum ich dir die Fotos mitgebracht habe. Ja, wir sollen die Vermisstenanzeigen durchsehen, ob Beschreibungen dabei sind, die möglicherweise zu einem dieser Fotos passen. Also, weißt du, du hast mir ganz schön Schrecken eingejagt. Irgendwie hätte ich verdammt gerne, wenn wir uns alle irren würden. Abbiamo due foto corrispondenti a due persone scomparse. Eccole. È incredibile come corrispondano alla descrizione che abbiamo. Di questa a destra si parla della cicatrice, perfino, sulla guancia sinistra. E come si chiamano? Un momento. Albert Knecht e Julius Noske. Sono i nomi veri, tutti e due dell'Est. Uno è di Jena e l'altro è dell'Erzgebirge. E combinazione hanno fatto teatro con Kosloff, tutti e due. Uno ci è rimasto due mesi e l'altro invece quasi un anno. Sappiamo se hanno abitato da Kosloff tutti e due? Accertarlo non sarà un problema, no? Ora che pensi di fare? Tu che faresti al posto mio? Beh, io forse... Certamente hai ragione. Mamma, ci sono i signori della polizia. Mi fa piacere, avevo giusto una domanda da fargli. Buonasera, gentile signora. Ci siamo già scusati per essere piombati qui a quest'ora. Avrete un buon motivo, immagino. Ma quello chi è? L'anziano maggiordomo di mia madre. Non ci faccia caso. Lei lo vede, ma è come se non ci fosse. Prego, si sieda su quella poltrona. Lei voleva chiederci qualcosa? Ah, sì, ne stavo parlando con mia madre giusto ora. Si tratta della morte di Arnold. Vede, non sappiamo niente di lui e non aveva parenti, o meglio, se ne aveva, noi non abbiamo idea di chi siano. Per la cerimonia funebre vorrei essere io ad occuparmene, sia per l'organizzazione che per il lato economico. La domanda, non ci farete difficoltà, non è vero? No, non ci saranno difficoltà da parte nostra. Hai visto, mamma? Avevo ragione. Perché siete venuti un'altra volta? Abbiamo avuto le... fotografie di due giovani attori che hanno recitato con lei. Gliele abbiamo portate, le guardi. Da dove escono queste fotografie? Sì, hanno lavorato insieme a me. Mamma, incredibile. Andy e Jürgen, belle queste foto. Sono venuti meglio di quanto non fossero. Proprio belle, non le avevo mai viste. Sì, hanno lavorato con me in Work in Progress tempo fa. Purtroppo non erano bravi, non si sono minimamente rapportati con le mie intenzioni. Come sono saliti sulla scena, hanno perso tutta la spontaneità sulla quale facevo affidamento, e chi in palcoscenico non è spontaneo ha fallito. Li ho mandati via. Comunque non è stata una decisione facile. Per caso, sa che fine hanno fatto questi signori? Non ne ho... la più pallida idea. Però immagino che abbia ospitato anche loro, no? Hanno abitato qui, in questo palazzo, insieme a voi due. Sì, qui insieme a noi due. E quando hanno lasciato la casa non abbiamo saputo mai più niente di loro, cosa che personalmente mi è anche sembrata sgarbata. Perché ci avete fatto vedere quelle immagini? Perché sono entrambi scomparsi. E i parenti hanno denunciato la cosa alla polizia. Ma senti un po'. Di parenti non si è mai parlato con loro. O quantomeno io non l'ho sentito. Insomma, hanno lasciato la casa e non li abbiamo più visti. Con loro non c'era niente da fare. Ciò dimostra che la bellezza alla fine non è tutto. Certo, se guardo le foto, ammetto che un pochino mi dispiace. Ma pazienza. Comunque, dopo l'esperienza nel suo teatro, sono scomparsi entrambi. Questo come lo spiega? Non vedo che cosa ci sia da spiegare. Sono ragazzi ai quali si presenta l'occasione di esprimersi, di elaborare testi con i quali scoprono presto di non aver niente a che spartire, in fondo. Così che il loro interesse si rivolge altrove. Lasciano questa casa e scoprono di essere delle nullità. Diventa impossibile che si facciano rivedere. Diventa impossibile che si facciano rivedere. Lo credo bene, se li ammazza tutti. Lo ha detto a modo suo, ma lo ha detto.
Che donna cinica. Che ne pensi tu? Senti il maggiordomo. Il maggiordomo? Quello non sente, non vede e non parla. Stefan è colpevole. Rimane solo da scoprire dove ha nascosto i cadaveri. L'uno uccide in gioventù, l'altro in vecchiaia. L'uno strangola per bramosia di morte, l'altro per una lauta ricompensa. Il migliore però è colui che impugna il coltello e uccide presto e in silenzio. Come sta, signor Kostlov? Ho chiamato sua madre al telefono. È da lei che ho saputo che era nel suo piccolo regno. Il mio regno? Lo chiami semplicemente teatro. È solo? Sono solo. Si siede accanto a me. Niente prove? Questa è una prova. Cerco di riempire quella scena vuota con idee, parole, persone. Cerco di capire cosa debba essere un palcoscenico. Uno spaccato di vita vissuta. Dietro tutto quello di cui si parla lì sopra, dietro ogni parola, c'è la domanda: dove ci troviamo realmente adesso? E qualunque sia la risposta, è una menzogna. Cosa mi voleva chiedere? Coraggio. Ecco, ora è salito lì sopra e si domanda chi è lei realmente. E se dovesse darsi una risposta, cosa sarebbe? Una menzogna anche quella? Non ci provi, non è il suo terreno. Se vuole chiedermi qualcosa, lo faccia. Avanti, l'ascolto. L'omicidio di Arnold Killer è opera sua, come pure l'omicidio dei due giovani scomparsi? Lo sa, mia madre a sua volta ha telefonato a me per dirmi che voleva chiedermi una cosa, esattamente quella che mi ha appena domandato. Ha esordito così: figlio mio, pensano che tu sia un assassino. Si sbaglia, ispettore. Io non ho mai ucciso nessuno in vita mia. Vede, le nostre professioni ci portano a ragionare in due modi diversi che non si incontreranno mai. Quindi mi faccia pure tutte le domande che mi vuole fare, ma senza dimenticare questa realtà. Oppure me le scriva su uno dei suoi tanti moduli. E se me lo chiederà, sarà mia cura a porre la mia firma in calce. Siamo d'accordo? E ora dimentichi la scena a cui ha appena assistito, perché non aiuterebbe il corso delle indagini. Oh, Herr Terry! Ja, Herr Kostlov. Ich nehme an, es ist der reine Zufall, dass wir uns hier sehen. Oh ja, wenn ich ja sage, glauben Sie es ja doch nicht. Sie sind mit Ihren Freunden hier? Ja, bitte kommen Sie. Alles Bekannte von mir beruflicher und privater Art. Setzen Sie sich bitte. Bin ich immer noch an Bord für Sie? Sagen Sie ruhig ja. Sie haben ja recht. Ich bin es. In dem Sinn, dass wir es alle sind. Der eine mehr, der andere weniger. Aber soll ich Ihnen was verraten? Die, die es mehr sind, sind in der Überzahl. Der Mensch in seiner Grundausstattung ist ein Mörder. Ja, wissen Sie am allerbesten, ne? Jetzt vermisse ich aber schon eine moralische Reaktion bei Ihnen. Zuhören ist auch eine Reaktion. Ist Ihnen sehr zu empfehlen. Wie geht's Ihnen denn? Eine essentielle Frage, und dafür schlagen Sie sich die Nacht um die Ohren.
Buongiorno, è permesso? Solo una domanda. Vi interessa ancora Kosloff o avete rinunciato all'ipotesi che possa essere un serial killer, il mostro del teatro? La polizia brancola nel buio. Avanti, chi hai trovato? Una videocassetta piuttosto interessante, un'intervista a Kosloff della serie Il teatro sperimentale. La cosa bella è che questa intervista non è mai andata in onda. Kosloff l'ha interrotta e ha mandato il giornalista a quel paese. La volete vedere? E come no? È stata registrata nel suo teatro. L'attrice l'avete già conosciuta. L'attore invece è quello che è stato ritrovato morto nella cava di pietra. Cosa? Ora comincia a interessarti davvero, eh? Signor Kosloff, parliamo della sua programmazione. È una programmazione molto particolare, e questo non sarebbe particolare, perché sappiamo che il suo è sempre un teatro particolare. Ma che sta dicendo, scusi? Forse non mi sono spiegato. Mi definisca il termine particolare. Non le è arrivato il modo in cui i suoi colleghi chiamano il suo teatro? No, ma suppongo che mi stia per arrivare. Il piccolo palcoscenico della morte. Si riferirà al palcoscenico il termine piccolo e non alla morte, speriamo. E quindi per lei è la grande morte su un piccolo palcoscenico. Potrebbe essere la mia concezione di teatro necessario. E vuole dirci a cosa il teatro è necessario? Sì, a ricondurre tutto questo caos senza senso di tematiche all'unica verità finale, che secondo me è la realtà della morte. Scusi, lei è un cameraman o un dentista? Lei parla della realtà della morte, quindi ritiene che sia la morte l'essenza della vita? Che la vita discenda dalla morte non me lo sono di certo inventato io. Può essere un po' più chiaro? O forse vuole spiegarcelo lei? Vede, ci confrontiamo con testi mortali. Ed è per questo motivo che... No, ti esprimi male, non te ne accorgi. Non c'entra il testo, dici delle sciocchezze. Allora sarà meglio che mi corregga. Non c'entra il testo, il problema è un altro. Si tratta di... Posso citare le sue parole? Cita e falla finita. L'idea del maestro è che l'essere umano, nella sua vita, conosce solo un evento veramente grande. Cioè l'omicidio. L'omicidio che compie realmente. In altre parole, l'essere umano, per sua stessa natura, è un omicida. Sul serio è questa la sua opinione? In che mondo vive lei? Nel mondo delle favole? O in quello della menzogna? La storia dell'umanità è tutta una storia di omicidi. Di cosa parlate voi giornalisti? Eh? Parlate di morti ammazzati, ma ora il discorso si fa riduttivo. L'intervista non c'entra più. Non voglio che la trasmettiate. No, ma perché? Perché ho deciso così e basta. E qual è la sua opinione su questo argomento? Ho detto basta, fuori! Fuori! Permette una domanda? Sì, prego. Sono arrivato da pochissimo e... Lei è pratico di qui? Sì, dica pure. Cerco un hotel, una pensione, insomma una sistemazione economica. Devo trovare un lavoro, sa, sono cameriere. Ah sì? Intanto beviamoci qualcosa. Mi dà due birre? Mamma? C'è una persona che vorrei ospitare. È arrivato stasera a Monaco e cerca un lavoro. Chiedeva di una pensione e gli ho detto, bene, può dormire da noi allora. Come si chiama? Joachim Wessling.
Se disturbo no, posso... No, nessun disturbo. Mia madre ormai sa che in casa amo ospitare dei bravi giovani. Del resto da noi lo spazio c'è, come può vedere. Mamma, su, coraggio, dai il benvenuto al nostro ospite. Si tratterrà un paio di giorni finché non avrà trovato un posto dove dormire. Salutalo. Mamma. La camera non è ancora pronta, vero? E quanto ci vuole a prepararla? Basta cambiare le lenzuola e lavare in terra. Sa, la camera è stata occupata fino a poco fa e non è stata ancora rimessa in ordine. No, senta, è troppo disturbo, davvero. Decido io se disturba o no. Mamma? Quanto pensa di fermarsi? Allora tu non mi ascolti. Un paio di giorni, il tempo di cercare una sistemazione adeguata. Allora, bene, venga con me, le faccio vedere la camera. Venga, venga. Voilà. La sua stanza. Di là c'è il bagno. Questo è un armadio. Ah, c'è ancora qualcosa dentro. Abbiamo creato lo spazio. Tanto vedo che lei non ha un gran bagaglio. Scusi se insisto, signor Kostroff. Non insista e posi questa valigia. Guardi che se disturbo io posso... No, sempre... no, ma quanto è sciocchino. Ora disfi la sua valigia e poi si metta a suo agio. Grazie. Mamma! Mamma! Non c'è mai quando la cerchi. Mamma! 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 Caccialo via. Digli che deve andarsene. Henry, qui non può stare. Se vuole denaro io gliene posso offrire. Deve andare a stare in un hotel, è meglio. Aspetta, ti do i soldi. Tieni. Lo sai benissimo. Ti prego. Mamma. Ecco, sono per lui. Non posso lasciarlo andare, lo sai. Lo sai bene che non posso. Derrick, sono io. Puoi parlare? Non a lungo. Mi ha portato a casa, mi trovo nella camera della vittima. I suoi vestiti sono ancora nell'armadio. Entraci un po' in confidenza. Se cominciasse a parlarti del suo teatro, interessati, domanda. La madre l'hai già conosciuta? Sì, anzi, è successa una cosa che è meglio che sappia. Lei è assolutamente contraria a ospitarmi. Ora devo chiudere. Non pensavo che avrebbe funzionato. Non me l'aspettavo. Comunque è un rischio enorme. E tu credi che non lo sappia? Posso entrare? Sì, sì, prego. Ho già disfatto la valigia, spero che sia tutto risolto. Sì, sì, certo, tutto risolto. Per favore, si senta pure come a casa sua. Grazie. Ha già visto il piccolo bar accanto al letto? Adesso potremmo berci un liquorino insieme. Consideriamolo un brindisi al suo arrivo. Lei è d'accordo? Sì, perché no? Ha detto che lei è cameriere, vero? Bene. In questa occasione, invece, sarò io a servire lei. Si siede, no? Ha un teatro, davvero? Sì, sì. Oh, niente di che, sa, un piccolissimo teatro. Che però ha un grosso vantaggio, che quello che si rappresenta lo decido io soltanto.
Nel teatro ufficiale e statale si svolgono più che altro scontri culturali per la supremazia. Lì sono tutti alla ricerca del nuovo assoluto, il nuovo tono, la nuova parola, il nuovo stile, la nuova morte. Di cosa si interessa lei? Col teatro ha mai avuto qualche rapporto? No, io ho fatto anche qualcosa, ma a scuola, la solita recita, ma non ho mai avuto esperienze professionali in questo settore. Ora però mi è incuriosito, qual era la sua parte? Guardi, non me lo ricordo nemmeno. No, questo è un vero peccato. Scommetto che le hanno dato un ruolo sbagliato. A proposito, questo è uno dei miei temi preferiti, che tutti noi in questa vita cerchiamo affannosamente il nostro ruolo senza sapere che già tutti ne abbiamo uno. E quale sarebbe? Quello della vittima. Posso fumare? Certo, me lo chiede. Appena nato, l'uomo è già una vittima. È un destino a cui non sfugge. E nulla, neanche l'amore, lo può salvare. Per quanto non c'è altro che possa competere, a volte addirittura si confondono la morte e l'amore. Possiamo chiamare la mia tesi ridefinizione delle relazioni dell'essere umano. Spero che riesca a capire almeno una piccola parte di quello che le sto dicendo. Effettivamente molto piccola, però ascolto volentieri. Mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Sono sicuro che noi due converseremo bene insieme. Joachim. E questo è importante per me. Mamma. Quel ragazzo mi ha fatto, direi, un'impressione veramente straordinaria. Sono good. Lachen Sie schon. Warten Sie, ich mach auf. Moment noch. Ich wollte nur wissen, ob Sie sich wohlfühlen. Ja. Ist aber nicht Brauch, in diesem Haus die Türen abzuschließen. Es geht Ihnen gut? Ja, danke, sehr gut. Es freut mich. Mich auch. Also dann, bitte. Non hai ancora fatto colazione, mamma? No. E come mai mi hai aspettato? Il nostro ospite non è ancora sceso? No. Meglio che lo vada a svegliare. Torno subito. È ancora in bagno? Sì. Mi sono alzato troppo tardi? No, 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 no. La colazione è in tavola, ma non c'è nessuna fretta. Thank you.
Ecco, è arrivato, te lo passo subito. Wessling. Era ora. È tutto sotto controllo? Sì, sì, sono vivo e vegeto ancora. Questa notte voleva farmi una visita, ma ha trovato la porta chiusa a chiave. La cosa non gli ha fatto molto piacere. Sì, me lo posso immaginare. Cerca di assecondarlo, ma non esporti più del necessario. Sei veramente un ragazzo in gamba. Mi auguro che gradisca. Molto. Mia madre, questa mattina purtroppo si sente poco bene. Nessun miglioramento, mamma? Nessuno. Mamma, prima o poi finisce ogni sofferenza. La tua, la mia, anche la sua. Epicuro afferma che l'unica vera fortuna in realtà è quella di vivere senza soffrire. Allora, vogliamo dare un senso a questa nostra mattinata? Pensavo di portarla a vedere il mio teatro. Sempre ammesso che la cosa le interessi. Ah sì, il suo teatro, sì. Mi interessa moltissimo. Ieri i suoi discorsi mi hanno incuriosito talmente. Bene, bene. E tu, mamma, che programmi hai? Non lo so ancora. Farò un salto in città, credo. È un'ottima idea, mamma. Ti voglio bene, mamma. Stefan, la signora Kostlov. Lei vorrebbe dirmi qualcosa, ma le manca la forza, vero? Sì. Comunque è di suo figlio che vuole parlarmi, no? Sì. Le parlerò di un malato. Il quale però è anche un assassino. Sì. La prego, si accomodi, signora. Mio figlio ha avuto sempre una mente geniale. Questa genialità in lui si è sviluppata insieme a un'eccessiva sensibilità, capisce? Non riconosce le cose che lui chiama ordinarie, ma soltanto quelle straordinarie. La diversità, la totale diversità, le cose prodigiose. Una volta mi ha detto: mamma, mi è accaduto di pensare all'Apocalisse. Mi è bastato pensarci. Ed improvviso ci sono caduto dentro. Ho visto la fine del mondo. È per questi concetti, che non ho mai capito io stessa, lo ammetto, che l'ho sempre amato. Anzi, l'ho venerato. Eh sì, l'ho venerato. Non trovo altra parola. Ma sbagliando. È anche vero che i genitori con i figli è normale che sbaglino, ma i danni sono stati irreparabili. Mio figlio, nella sua lucida pazzia, ha già ucciso 2 volte. E forse anche una terza. A quel poveretto ho parlato, gli ho raccontato, gliel'ho spiegato in modo chiaro. Mio figlio ha ucciso 2 persone. 2 come lei. Gli parli, la prego. Lo convinca a costituirsi alla polizia, ma subito. Era il terzo. Arnold Killer. Gli ha parlato come volevo io, sì. L'ha affrontato. Ma Arnold Killer ha avuto il torto di fare troppe domande. Gli ha chiesto cosa hai fatto, ma soprattutto perché l'hai fatto. Dove hai seppellito i cadaveri? Mio figlio e Arnold Killer sono andati in quel posto dove erano seppelliti i corpi, alla cava di pietra. Una volta là ha ucciso anche lui e ne ha denunciato la scomparsa. Suo figlio dove si trova adesso?
Giusto la notte scorsa è ritornato nuovamente accompagnato da uno di quei ragazzi. Ora gli sta mostrando il suo teatro. O l'ha portato alla cava di pietre. Bello questo teatro. E quanti posti ha? Mi ha sentito? Dov'è? Posso fare a meno delle sue domande. E anche di lei, se è per questo. Mio giovane amico, lo sa quand'è che il palcoscenico parla più forte? Quando è vuoto. Immagini come parlerà il mondo quando sarà vuoto, quindi vada via da qui. Non capisco. Oh, mi scusi, mi perdoni. Le andrebbe di fare una gita insieme a me? Lui sentiva che la furia delle sue idee non gli lasciava tregua né riposo. Sapeva perché in pieno giorno, così notturno, era il suo malato agire. Perché siamo qui? Le voglio mostrare una cosa interessante. E cioè? È una cosa per la quale il suo capo le darebbe sicuramente una bella promozione. Io ho ucciso due persone, ma non basta. Là ci sono le loro tombe. Lo so che lei è un poliziotto. Non si affanni, mi sono premunito. Prima ho levato tutte le pallottole dal caricatore. La mia pistola invece è carica. Coraggio! Coraggio, salga sul palcoscenico! No, no, lo prego, Harry! Sul palcoscenico, forza! Harry, no! Wesley! Scendi subito, è un ordine! Obbedisci agli ordini, Wesley! Scendi subito da lì! Metti giù la pistola. Quello spara, dillo a lui di metterla giù! Lascialo stare, lascialo. Perché non la butta, maledizione? Glielo dica lei, signora. Mondo! È così che ognuno di noi uccide quello che più ama!